Teleselezione. Telefonate, duelli, spettacolo di voci e opinioni. Ideato e condotto da Luca Telese. Da Bruxelles una boccata d'ossigeno per il premier ucraino Yatsenyuk, stretto nella morsa del gas russo. A termine dell'incontro con il presidente della Commissione europea Barroso, è stato firmato un accordo macroeconomico che permette all'Ucraina di ricevere subito dall'Europa 1 miliardo di euro. Servirà al governo ucraino per soddisfare le prime necessità economiche, per la stabilizzazione del paese, per applicare le riforme e promuovere lo sviluppo economico e sociale. Drammatica corsa contro il tempo in Turchia per salvare centinaia di minatori intrappolati a 2000 metri di profondità a Soma, nel nord del paese. Un'esplosione ha provocato il crollo di una galleria in una miniera di carbone. Il bilancio ancora provvisorio parla di almeno 17 morti e numerosi feriti. Secondo il governatore provinciale restano bloccati tra i 200 e i 300 lavoratori. L'incidente si sarebbe prodotto durante un cambio di turno, forse a causa di un cortocircuito. Ora davanti ai cancelli della miniera si sono radunati i familiari dei minatori intrappolati. La sicurezza nelle miniere di carbone turche è da tempo al centro delle polemiche. Si allarga l'inchiesta che vede coinvolto Claudio Scajola. Ci sarebbero nuovi indagati, anche se sulla loro identità si mantiene lo stretto riserbo. L'ex ministro, arrestato insieme ad altre 7 persone per il favoreggiamento della latitanza di Amedeo Matacena, sarà interrogato venerdì mattina. Nel 2011, con la crisi economica che minacciava la stabilità dell'euro, alcuni funzionari europei cercarono l'appoggio degli Stati Uniti per rovesciare il governo Berlusconi. Lo racconta nel suo libro l'ex segretario al tesoro americano Timothy Geithner, riferendo anche del rifiuto di Washington. Nessuna sorpresa, commenta Berlusconi al microfono di Alan Friedman. Ho sempre dichiarato che nel 2011 c'è stato tutto un movimento per tentare di far sostituire il mio governo. Forza Italia chiede una commissione d'inchiesta, valuteremo, replica il ministro Alfano, mentre la UE contrattacca, l'Italia era vicina all'abisso, dice il presidente della Commissione europea Barroso, qualcuno tentò di metterla sotto la supervisione del Fondo Monetario Internazionale, ma noi ci opponemmo. E Fini, allora impegnato in un duro braccio di ferro con Berlusconi, commenta: chiarezza, ma il governo cadde perché debolissimo. Io sono il capitale. Fino all'ultimo centesimo. Il tesoro le fornisce i fondi per la partita. Vesper. Spero abbia castigato i suoi genitori per questo. Grazie. Milano, oggi Napoli, Reggio Calabria e Palermo. Matteo Renzi continua a girare il paese e a marcare la differenza con Beppe Grillo. Lui specula mentre il governo cerca di cambiare l'Italia, dice il presidente del Consiglio, che ne ha anche per Berlusconi. Grillo e Berlusconi stanno utilizzando gli evergreen. Per Berlusconi è il 18° complotto dall'inizio dell'anno, per Grillo la 37ª marcia su Roma annunciata e evocata negli ultimi 12 mesi, quindi... Perché noi nel frattempo stiamo governando. Renzi non si stanca di ripetere che è in corso un derby tra chi tifa perché l'Italia vada male e chi si rimbocca le maniche e lavora. Assicura che il governo risolverà la vertenza Electrolux, così come riuscirà a vincere la sfida dell'Expo. È finito. Con l'Expo daremo un giro di vita. Diremo: cari signori, da oggi in poi c'è qui un movimento che, se venite qua, dovete essere trasparenti, per bene e onesti, se no andate in un altro stato. Daremo questo messaggio, altro che andare avanti con questa puttanata qua, perché è una grandissima puttanata. Fateci i titoli. Complimenti di Salvini. Buonasera Salvini, è bello vederla, perché sotto la giacca Salvini, sotto c'ha, no euro, basta euro, sotto c'è la felpa con scritto Ballarò, poi sotto c'è la felpa con scritto Mangiato in mensa, lui c'ha tutto. Salvini ce l'ha tanto con l'euro, lo sai che Salvini, che una volta mio cugino un euro l'ha tamponato, non gli ha lasciato il bigliettino, una volta un euro, sfrecciando così, mi ha spaccato il ventre e non si è fermato. Sembra Renato Pozzetto, Salvini. Salvini, mi tolgo una curiosità. È vero che tra i casini in Piemonte, le mazzette in Lombardia, adesso quando dite Roma ladrona lo fate con una punta di invidia.
terzo di interni. E io capisco, ha un suo fondamento, perché non puoi prendere un esterno, perché devono conoscere come funziona il museo, che sono i piani, come sono gli impianti. Quindi ha una razza questa norma. Mi stupisce che di fronte a un evento europeo, e alla prima volta che il sistema museale italiano si offre in questo modo, non ci siano le condizioni. Io credo che anche tutte le regole e i contratti sindacali devono essere calibrati su una priorità, e la priorità è la massima valorizzazione dei beni culturali, sempre. Vengono milioni e milioni di persone in Italia ogni anno grazie al fatto che siamo un paese di cultura. Vediamo di mettere a disposizione di queste milioni di persone i nostri beni nel migliore dei modi. Quindi state parlando con i sindacati anche per creare una nuova strategia a livello di personale, cioè come gestire questo personale che deve comunque garantire una presenza all'interno dei musei? Io penso che bisogna convenire con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei settori culturali, dei siti museali, regole che siano funzionali alla massima valorizzazione del patrimonio culturale. Per esempio, faccio un altro esempio, moltissimi musei chiudono a lunedì. Dico io, adesso che stiamo... Da seguita a Roma ho fatto l'autostop, e in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato, mica so cambiato, io sono Romeo. Meglio del Colosseo, io fermo non c'è so, proprio non me va. Forza e onore. Forza e onore. Forza e onore. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Avremo maggiore possibilità di sopravvivere se combatteremo uniti. Avete capito? Ho capito. Dell'impero. Se saremo uniti, sopravviveremo. Piace di offrirvi i legionari di Scipione l'Africano! E allora, di Totò e il Colosseo di Russell Crowe, siamo sospesi fra il titanismo dell'eroe e la risibilità della commedia all'italiana. E siamo in un paese un po' strano in cui un deputato di Forza Italia, che noi vorremmo intercettare almeno per capire com'è nato questo obbrobrio, ha scritto: Aldo Moro, un grande estetista. Sì, un grande non statista, ma estetista. Secondo Chiarielli, lo statista democristiano, ritrovato morto nel maggio del 78 a Roma, doveva essere ricordato così su Twitter. 36 anni fa moriva Moro, grande estetista, grande uomo, grande pugliese. Ovvio che in pochi minuti il suo Twitter sia stato coperto da una sassaiola mediatica, una sorta di linciaggio, ma poi anche l'ironia fantastica delle reti a prevalsa. Molto famoso il compromesso storico con la crema da barba, e ancora l'hanno ammazzato perché voleva fare le brigate bionde. E siamo il paese in cui un monumento, il più importante monumento nazionale, quello che da solo paga tutto il sistema museale romano con i suoi introiti, resta chiuso nella notte di apertura dei musei. Già questo dovrebbe far mettere mano alla pistola. E l'altra cosa che è veramente inquietante è che dei 30 dipendenti del Colosseo, neanche uno, ne bastavano 5, ha dato l'adesione alla possibilità di lavorare la sera dell'apertura dei musei.
Ora alcune riflessioni qui vanno fatte, perché ci piace essere sempre mai banali e attenti alla complessità delle cose. La prima è questa: è mai possibile che in Italia uno dei più importanti, se non il più importante monumento dal punto di vista simbolico, conti su 30 dipendenti? Non sono un po' pochini? 30 divisi in due turni fa 15, mettici le ferie, malattie, quello che ti pare. Il più importante monumento di Roma è uno dei più importanti monumenti nazionali, è praticamente assistito da un pool di che neanche i bidelli di una scuola elementare. Forse questo ci dice che qualcosa non va. La seconda cosa è: ma è mai possibile però che nel tempo della crisi, con tutta la fame di soldi e di guadagno che c'è e che ci deve essere, su 30 persone, un campione importante, diciamo dipendenti comunali, quindi non strapagati, o dipendenti dei beni culturali, quindi sicuramente non destinatari di stipendi a prebenda, non ce ne siano, non dico 5, ma neanche uno che dica: vabbè, quella notte, una notte importante per l'Italia, una notte importante per Roma, una notte importante per il turismo, io lavoro in più, mi guadagno 50, 100, 200 euro e sono contento. Cioè, davvero la fotografia di questo paese è che il malcontento o la pacificazione sono tali per cui nessuno su 30, non ce n'è uno che voglia lavorare di più? Questo ci interesserebbe sapere. Ho letto nelle giustificazioni dei sindacati, ci sono dichiarazioni oggi sui giornali della UIL, della CGIL, due tipi di argomentazioni. La prima è: è un'apertura notturna, è complicato, è pericoloso e quindi dispiace dover lavorare a quell'ora. Questa, francamente, un comunicato stampa ufficiale della UIL, è un'argomentazione che fa ridere. Se dovete lavorare al Colosseo, ci lavorate di giorno, di notte, quando piove, mi sembra una cosa molto strana. Forse bisognerebbe essere orgogliosi di lavorare in un monumento così, e non dovremmo solo mostrarlo con un accompagnatore quando viene in visita Obama. La seconda argomentazione è questa: dice, ma siamo sotto organico da tanto tempo e quindi non ci va di lavorare. Questa è l'argomentazione che ho letto in un comunicato della CGIL. Ma allora fate uno sciopero, se siete sotto organico, date visibilità alla vostra protesta. Ma non fate uno sciopero bianco, un'astensione che colpisce la città, che colpisce il paese sul piano dei simboli, senza neanche avere il coraggio di fare uno sciopero. Questo è uno sciopero gratuito, è un atto di piccola pirateria. E allora parliamo di questo perché il segnale del Colosseo, la storia di questo monumento, la storia della difficoltà di questo paese di fare le cose, ci dice che siamo sospesi fra due livelli incredibili: generazioni giovani senza nessuna garanzia, che lavorano con modestissimi stipendi, a volte con rimborsi spese, e non hanno orari né tempi. E poi generazioni di lavoratori che giustamente si sono conquistati dei diritti, che però talvolta danno dei segnali che sono disarmanti. Io vorrei, lo so che è una risposta inconsueta, ma che di fronte alla storia del Colosseo si rispondesse con assunzione e precettazione. Se l'organico deve diventare 40, diventi di 40, ma poi se il tuo datore di lavoro ti chiede di lavorare in una giornata eccezionale, di eccezionale importanza a quel monumento, è curioso che ci sia in un contratto nazionale siglata una norma che prescrive l'assoluta volontarietà di questa adesione. Qualcuno che tenga aperto il Colosseo, se c'è la notte più importante di Roma, ci deve stare. Non è una vicenda che riguarda solo l'Italia, è una vicenda che riguarda il mondo. Cioè, noi in questo momento siamo la capitale che guarda al mondo, dobbiamo combattere una battaglia con i turisti di tutto il mondo, dobbiamo strappare la concorrenza di musei come il Louvre, come città come Barcellona, e quindi Roma in qualche modo in questo momento è impegnata in una battaglia. Questa battaglia vuol dire prodotto interno lordo, vuol dire ricchezza del paese, vuol dire corse per i taxi, vuol dire commesse per gli alberghi, vuol dire ristoranti pieni. Ebbene, in questo momento forse dovremmo renderci conto che questo è un problema molto importante, e come dice il sovrintendente, anzi l'ex sovrintendente, la regina, se i musei romani sono sotto organico,
si dice quant'è il fabbisogno e si assumono quelli che servono per integrarlo. Oggi teleselezione può cominciare da qua.